Sabato 18 gennaio sarà il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. Sono passati già 3 anni da quel maledetto mercoledì 18 gennaio 2017, quando una valanga si staccò dal Monte Siella, travolgendo in pieno l'hotel Resort Gran Sasso, mettendo fine alla vita e ai sogni di 29 persone in una giornata che la nostra regione, scossa nella terra e nell'anima, ricorderà per sempre. Si è parlato tanto di Rigopiano in questi anni, soprattutto nelle aule di tribunale, dove, tra rabbia, archiviazioni e cambi di scenari continui, i familiari attendono ancora l'avvio di un processo che a questo punto si annuncia sempre più lungo e complicato. Ma sabato è la giornata del ricordo, per questo, come nei 2 anni precedenti, il Comitato Vittime di Rigopiano, costituitosi dopo il tragico accadimento e facendo leva sulla volontà dei familiari di ottenere giustizia, ha organizzato una giornata della memoria che inizierà alle ore 10, quando le stesse famiglie si riuniranno presso il totem, simbolo dell'hotel e dove dovrebbe sorgere il giardino della memoria, per un momento di preghiera e di benedizione. Alle ore 11 poi la commemorazione si sposterà presso Contrada Mirri, bivio che porta a Rigopiano, da dove partirà una fiaccolata che lentamente arriverà presso la chiesa San Nicola Vescovo di Farindola per la Santa Messa, celebrata proprio dal parroco del comune vestino, Don Luca di Domizio. La giornata del ricordo nel pomeriggio si sposterà a Penne, presso il capiente palazzetto dello sport, nominato negli anni Ambasciata della Rinascita, il quale ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, che sin dal primo momento hanno manifestato la loro vicinanza ai familiari delle vittime, come i presentatori dello spettacolo Pino Insegno e Federico Perrotta. Alle 16:49, orario simbolo della tragedia, il momento più toccante, con la discesa del poster con i volti delle 29 vittime. Alla manifestazione parteciperà, come annunciato ieri dallo stesso comitato, anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Sempre attento alle problematiche dei familiari delle vittime delle tragedie del nostro paese e ai vari comitati, nonché al comitato nazionale Noi Non Dimentichiamo. Lo stesso comitato attende in queste ore una risposta anche sulla presenza del premier Giuseppe Conte, per avere notizie più certe per quanto riguarda i 10 milioni di euro annunciati proprio un anno fa da Matteo Salvini.